Da oggi è stata inaugurata la seconda Nonnella Fiera qui a Casalguidi, tanta gente già in piazza, tanta gente tra le bancarelle, tanti eventi nonostante nuvoloni che si stanno addensando, fiera che durerà fino a martedì sera quando ci saranno, torneranno anche i fuochi d'artificio, lo spettacolo pirotecnico, quindi ci si aspetta come sempre tanta affluenza di pubblico. È un bel connubio fra noi e il Comitato Fiera che io non smetterò mai di volergli bene, di ringraziare, specialmente a del suo presidente perché è l'anima di questa fiera e essendo l'anima della fiera noi abbiamo ridato vita ai commercianti, agli artigiani, agli ambulanti che sono da un anno, quasi due anni fermi. Per partecipare alla fiera bisogna che siano muniti di green pass o di tampone. All'interno degli spettacoli invece uno è solo col green pass, se non puoi entrare. Qui invece è libera, però essendo libera può essere anche soggetto a controlli. Se il soggetto a controlli che uno viene che non ha rispettato o il Green Pass o il tampone è soggetto a sanzioni da 400 a 1000 euro, è bene che questo lo sappiano tutti. L'entusiasmo di tutti porta avanti la fiera da oltre 100 anni, ricordiamocelo, speriamo che il tempo sia clemente. Ecco, anche oggi se Dio vuole aveva messo tuoni, fulmini, lampi, morte e distruzione e invece si vede che il Signore ci vuol bene anche lui. E speriamo che questi 100 anni continuino ad andare avanti per altri 100. Noi non lo so se ci saremo un altro anno perché è l'ultimo anno di mandato, però la fiera deve andare avanti per i cittadini di Serravalle, deve andare avanti per i commercianti, come dicevo prima, gli ambulanti. Abbiamo provato a tornare nella zona della palestra, quindi a ricoinvolgere anche quell'area che l'anno scorso era rimasta purtroppo in secondo piano a causa di una versione molto più ridotta della fiera. Quest'anno ci siamo riallargati nella speranza di poter sfruttare tutto lo spazio possibile perché sappiamo è cantiere, è zona di cantiere, però comunque rimaneva uno spazio abbastanza grande per poter ospitare anche altri espositori. Nonostante sia stata inaugurata da pochi minuti si percepisce già l'entusiasmo della gente. Sì, la fiera è l'evento dell'anno, è inutile negarlo. E già ieri nel pomeriggio in piazza c'erano vari curiosi che venivano a vedere se gli stand erano già montati, quindi è proprio un'aria frizzante quella che si respira e della quale credo abbiamo veramente tutti bisogno dopo un periodo di stand-by per tutti.